Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di quanto accaduto nella notte, dopo una giornata convulsa. Infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che consente spostamenti liberi all'interno delle regioni. Ancora vietati fino al 2 giugno gli spostamenti interregionali, salvo che per urgenze, motivi di lavoro oppure di salute. Sentiamo il punto nel servizio di Andrea Costantini. Da lunedì 18 maggio stop alle autocertificazioni per gli spostamenti all'interno della propria regione. È una delle principali misure di allentamento contenute nel decreto legge che è stato approvato nella notte dal Consiglio dei Ministri. Il presidente Giuseppe Conte lo aveva annunciato nella conferenza stampa del decreto rilancio. Proporrò ai ministri di adottare lo strumento del decreto legge per normare provvedimenti anticontagio da Covid, abbandonando così i DPCM. Il DL è stato approvato dopo una giornata complessa e caratterizzata da un forte scontro, in particolare tra regioni e governo, ma alla fine la sintesi è arrivata. Dunque, da lunedì gli spostamenti all'interno delle regioni tornano ad essere liberi. Nel decreto legge poi si prevede che lo Stato e le regioni, in base a quanto previsto dal DL 19 dello scorso 25 marzo, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Tradotto, se in una certa area si dovesse registrare una impennata dei contagi, lì sarà istituita una zona rossa con limitazione della mobilità. L'autocertificazione invece resta in vigore fino al 2 giugno per gli spostamenti tra le regioni che, al pari di quelli da e per l'estero, non sono ancora consentiti a meno che non si abbiano comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza. Dal 3 giugno via libera anche agli spostamenti tra le regioni e a quelli da e per l'estero, a meno che anche in questo caso non vi siano limitazioni adottate da Stato o regioni per l'istituzione di una zona rossa. Resta il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, così come il divieto di mobilità per persone che hanno avuto la diagnosi del Covid o che sono state sottoposte al regime di quarantena precauzionale adottata dall'autorità sanitaria verso soggetti che hanno avuto contatti stretti con persone risultate Covid positive. Dal 18 maggio la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali andrà portata avanti adeguandosi alle prescrizioni dei rispettivi protocolli. Laddove la propria regione non abbia disposto per un certo settore, bisognerà fare riferimento alle linee guida dei protocolli nazionali. Con cadenza giornaliera, le regioni sono tenute al monitoraggio epidemiologico del proprio territorio e alla comunicazione dei dati al Ministero della Salute, al Comitato Tecnico Scientifico e all'Istituto Superiore di Sanità, che possono provvedere di conseguenza in caso di insorgenza di focolai. Il mancato rispetto dei protocolli determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui l'articolo 650 del codice penale, in osservanza dei provvedimenti dell'autorità, le violazioni delle disposizioni del decreto prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro. Adesso la politica. Il consigliere regionale dell'UDC Marianna Scoccia, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Pescara, è tornata a denunciare l'ostracismo del centrodestra, in particolare del presidente della Giunta e dell'assessore alla sanità, annunciando così la sua fuoriuscita dalla maggioranza di centrodestra e dunque il passaggio ai banchi dell'opposizione. Sentiamo il servizio. Io da oggi passo ufficialmente e definitivamente all'opposizione. Non si può dire certo che sia un fulmine a ciel sereno il divorzio fra Marianna Scoccia, eletta in consiglio regionale nelle fila dell'UDC, e il centrodestra capitanato da Marco Marsilio. Già perché di sereno, nel rapporto tra partiti ed esponenti della maggioranza e il sindaco di Prezza, c'è stato davvero ben poco. Scoccia ricorda di essere rimasta nella maggioranza fino ad oggi in ossequio all'accordo politico nazionale che ha dato il là alla sua candidatura, ma alla fine gli attacchi che l'esponente centrista denuncia di aver ricevuto fin dalla campagna elettorale hanno pesato a tal punto da convincerla a lasciare la maggioranza di centrodestra. In più occasioni, sia dal presidente Marsilio che dall'onorevole Luigi Deramo, attacchi violenti, addirittura hanno dichiarato a più riprese che l'UDC era fuori dalla coalizione, tanto da far da togliere il simbolo in campagna elettorale, che l'UDC, qualora fosse
fosse stato eletto qualcuno nelle liste dell'UDC sarebbe stato fuori dalla maggioranza. Io nonostante tutto ho aspettato in questo anno e mezzo pensando che le cose potessero cambiare, ma nei fatti non è stato così. Marianna Scoccia non lesina critiche al presidente Marsilio e soprattutto all'assessore alla sanità Nicoletta Verì, dalla quale soprattutto nella fase 1 dell'emergenza Covid è aumentata la distanza politica. Sono stata continuamente attaccata anche da questo assessore regionale alla sanità, completamente assente sul territorio, ma in realtà un assessore pascolante. Si è visto con quale superficialità poi è stata affrontata questa emergenza e lo si vede all'interno degli ospedali, si è creato il caos più totale. Alla domanda che riguarda un possibile ingresso nel partito di Renzi, la Scoccia nega ma non nasconde la vicinanza al deputato di Italia Viva Camillo D'Alessandro. Ad oggi non c'è nessun avvicinamento, non nego di avere ottimi rapporti con l'onorevole Camillo D'Alessandro, così come tanti altri movimenti. Noi invece stiamo facendo, perché sapete tutti che io mi sono candidata da indipendente all'interno delle liste dell'UDC, noi siamo un movimento civico territoriale e al nostro interno, tra i vari amministratori e sindaci di cui ne fanno parte, abbiamo aperto un confronto sano proprio per vedere qual è l'evoluzione dello scenario politico. Allora, oggi la nostra consueta finestra sull'esterno ci porta a Pescara, davanti al Covid Hospital dell'ospedale del capoluogo adriatico, dove questa mattina è avvenuta l'inaugurazione della prima parte del lotto dei lavori proprio per realizzare l'ospedale dedicato ai pazienti Covid. Andiamo da Paolo Renzetti, che è in compagnia del professor Albani, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Linea a te, Paolo. Grazie, buongiorno, buongiorno dall'esterno del Covid Hospital di Pescara, grazie al professor Alberto Albani, responsabile regionale della Task Force per l'emergenza coronavirus. Professor Albani, oggi il taglio del nastro del Covid Hospital di Pescara, subito pronti 36 posti che tra 10 giorni diventeranno 50. Sì, esatto, diventeranno 50 posti letto di subintensiva e questo consentirà il trasferimento di 50 pazienti dall'ospedale Spirito Santo di Pescara a questa nuova struttura. Questo farà sì che 50 posti letto saranno disponibili per i pazienti no Covid che in questa fase sono stati purtroppo costretti a rimanere al proprio domicilio e non essere ricoverati, perché era in azione soltanto l'emergenza urgenza e i pazienti programmati erano rimandati. Questo permetterà all'ospedale Santo Spirito di Pescara, professor Albani, di tornare gradualmente ad una operatività e ad una normalità di servizio. Esatto, questo consentirà la ripresa di una completa attività da parte dell'ospedale e dare quindi quella risposta che tutti i cittadini si attendono da una struttura ospedaliera come quella di Pescara. È importante l'inaugurazione di questo Covid Hospital, professor Albani, e se ne è parlato anche in conferenza stampa questa mattina, perché questo complesso sorge all'interno della cittadella ospedaliera e dunque un domani sarà parte integrante del corpo centrale dell'ospedale. Esatto, perché già durante la fase del Covid, essendo una patologia che richiede una multidisciplinarietà, quindi un approccio multidisciplinare, e quindi c'è la possibilità di avere più specialisti contemporaneamente al letto del paziente, e questo lo consente soltanto una struttura che si trova all'interno dell'ospedale. Dall'altra parte, quando finirà, speriamo il prima possibile, questa emergenza Covid, questa struttura potrà essere utilizzata ad esempio come struttura per il dipartimento medico, quindi che libereranno posti per un maggiore spazio per l'attività chirurgica. Prima di dare spazio anche al collega Alfredo Primante da studio, le chiedo, professor Albani, qual è la situazione oggi all'interno dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, i numeri per quanto riguarda proprio l'emergenza Covid-19. Sì, in questo momento abbiamo ancora un numero di pazienti elevati, ricoverati, non critici, circa 90, e due pazienti invece critici. La situazione quindi è piuttosto pesante, perché lo ricordo, Pescara da sola ha subito il 2/3 di tutti i pazienti Covid positivi. Alfredo. Sì, restando sull'argomento che hai appena introdotto, Paolo, e che ha accennato il professor Albani, volevo chiedere se si sono dati una spiegazione del perché è accaduto questo a Pescara e non in altri territori.
Sì, questa è legata alla densità di popolazione per chilometro quadrato e anche per l'attività che è sempre stata il capoluogo sull'Adriatico. La densità di popolazione, gli scambi intensi fa sì che questa zona sia quella maggiormente esposta a Covid. Ecco, altra domanda, insomma, siamo alla vigilia della fase 2,5, la potremmo definire la fase 3, cioè quando andranno via le autocertificazioni. Che cosa vi aspettate, che cosa ci dobbiamo aspettare da questa nuova fase dell'emergenza? Ci dobbiamo aspettare una situazione buona, se non ottimale, se tutti noi, singole persone, adottiamo i criteri di sicurezza, cioè il distanziamento sociale e l'uso di mascherine. Se ognuno di noi si comporterà così, non proteggeremo soltanto noi, ma il resto della collettività. Se questo non sarà fatto da ognuno di noi, rischieremo di ritornare a una situazione veramente drammatica. Altra domanda che le faccio, che cosa sta accadendo a Vasto? Ieri il sindaco, insomma, ha fatto un appello ai suoi cittadini a essere prudenti, 5 contagi in un solo giorno, che cosa accade? Questo numero di contagi elevato è legato ad una comunità rom che si è recata a Campobasso ad un funerale di un loro familiare, per cui c'è stata una diffusione piuttosto intensa di positività all'interno della comunità. Paolo, se hai qualche altra domanda, altrimenti possiamo salutare il professor Albano. Sì, prima di salutare e di ringraziare ovviamente il... Sì, certo, prima di salutare e ringraziare il professor Albani, volevo un attimo tornare proprio a qualche numero di questa emergenza. Se ne è parlato anche in conferenza stampa, poi vedremo il servizio questa mattina sul numero di tamponi che potranno essere effettuati nei prossimi giorni. C'è anche questo nuovo macchinario, dunque verranno effettuati, possiamo dire, nonostante non ci sia più una vera proprio emergenza, sempre più tamponi. Esatto, avremo la possibilità di eseguire molti più tamponi e li andremo a eseguire non così alla cieca, ma andremo a tamponare zone a rischio, zone suscettibili tipo le residenze sanitarie per anziani, le carceri, le zone in cui ci sono presenti già dei casi positivi, in maniera tale di fare una tamponatura la più efficiente possibile in zone a rischio. Per chiudere, professor Albani, quando inizierà il trasferimento dei malati Covid nel nuovo ospedale? Per i primi 32 posti, pensiamo già domani, al massimo lunedì. Perfetto, grazie professor Albani, grazie responsabile a voi della Task Force regionale dell'emergenza coronavirus. Grazie professore, da Pescara è tutto, in linea che può tornare allo studio. A te Alfredo. Grazie Paolo, restiamo su questo argomento ed andiamo a vedere che cosa è successo nella mattinata nel servizio di Andrea Costantini. Rispettando i tempi previsti è stato inaugurato stamani il Covid Hospital di Pescara. All'interno di un'ala del padiglione individuato per un totale di 600 metri quadrati sono fruibili i primi 32 posti letto che entro la fine della prossima settimana saliranno a circa 60. Da lunedì 25 maggio inizierà il trasferimento dei pazienti affetti da Covid. Non è un'opera costata agli abruzzesi perché è frutto della donazione di Banca d'Italia, delle donazioni e del finanziamento nazionale della struttura per l'emergenza Covid nazionale, e ristruttura una parte del nostro ospedale separata e distinta ed isolata dal resto dell'ospedale, quindi per cercare di evitare qualsiasi forma di contagio, abbandonata non so più da quanto tempo, 15-20 anni. A pieno regime saranno disponibili 214 posti letto, 40 dei quali di terapia intensiva, un'opera fondamentale per il presente ma anche per il futuro, secondo il governatore Marco Marsiglio, poiché resterà e sarà funzionale al sistema sanitario abruzzese quando l'emergenza Covid sarà finita, implementandone le potenzialità. Marsiglio, che rivendica la correttezza dell'iter per la realizzazione. Con il massimo ribasso abbiamo ottenuto il 30% di risparmio rispetto alla base d'asta e quindi abbiamo dimostrato che si può in maniera trasparente, anche perché le imprese invitate erano tutte certificate sulla base della normativa antimafia e anticorruzione, quindi le cosiddette white list, sono tutte quindi certificate da questo punto di vista, e abbiamo dimostrato che in pochi giorni si può realizzare un'opera e spendere milioni per fare un'opera pubblica, ma farlo nel rispetto della legge, della trasparenza
dell'erario e quindi anche del diritto dei cittadini di vedere bene amministrati i loro soldi. L'attivazione del Covid Hospital consentirà al sistema sanitario abruzzese di ridare spazio alla trattazione delle tante altre patologie, giocoforza trascurate a causa della pandemia. Oggi c'è la necessità di seguire, quindi di dare l'assistenza adeguata a tutti quei pazienti che ormai erano in lista d'attesa da diversi giorni e quindi riaprire tutte le sale operatorie attraverso la chirurgia programmatica. E oggi è la giornata del ringraziamento e dell'orgoglio abruzzese, del ringraziamento di tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto che oggi diventa un fiore all'occhiello per l'Italia e quindi a cominciare dalle maestranze, 100 persone che giorno e notte per 20 giorni hanno lavorato, e poi è dell'orgoglio abruzzese perché questa vicenda è tutta abruzzese ed è la dimostrazione che se si vogliono fare le cose si possono fare e bene, e infatti credo che sia un messaggio anche per il governo. Cambiamo argomento, lunedì riaprono le chiese anche nella nostra regione, dunque si tornerà a pregare all'interno delle chiese, previsti ingressi limitati e controlli, previste dove possibile cerimonie all'aperto. Vediamo il servizio. Eccellenza, da lunedì riaprono le chiese dopo oltre 2 mesi. Molto contenti di questa cosa, naturalmente rispettando le regole che ci sono state date e soprattutto pensando a una buona igienizzazione e in alcuni casi anche sanificazione degli ambienti. Certamente il numero delle persone sarà contingentato, ma se sarà necessario cercheremo di aumentare anche il numero delle celebrazioni di sante messe. Si pensa anche a qualche celebrazione all'aperto, qualora ce ne fosse la possibilità, eccellenza? Qualche parroco sta già predisponendo per fare celebrazione all'aperto, perché le indicazioni del Ministero sono massimo 200 persone in ambienti larghi chiusi e massimo 1000 persone in ambiente aperto. Io giorni feriali di solito celebro nella mia cappella privata, ma domenica prossima, la solennità dell'Ascensione, celebrerò la prima messa pubblica in cattedrale. Il Comune dell'Aquila mette in campo una serie di incentivi per spingere i cittadini ad elettrificare la propria mobilità attraverso l'acquisto di auto a zero emissioni, biciclette a pedalata assistita. Vediamo. L'Aquila svolta verso la mobilità elettrificata e lo fa con un corposo investimento di 8 milioni di euro, composti da 5,7 milioni del fondo Restart e dalla restante parte di finanziamento regionale e comunitario. Si punta così a sostituire una parte del parco auto della municipale e dei bus per quanto riguarda il settore pubblico, mentre sul fronte dei privati, grazie anche all'implementazione delle colonnine di ricarica, si cerca di spingere i cittadini verso la bici a pedalata assistita e l'auto a zero emissioni. Per quest'ultimo settore gli incentivi prevedono un contributo di 8.000 euro per aziende e professionisti, che scende a 4.000 per i privati, incentivi che si sommano alle iniziative nazionali. Per le e-bike invece è stato aumentato il contributo che arriverà con il decreto rilancio, con una cifra di 500 euro. Obiettivi ambiziosi e poi in linea con quelle che sono le misure recentissime a seguito dell'emergenza coronavirus, perché si sta puntando moltissimo sulle emergenza sostenibile e noi stiamo proprio lavorando su una rete di mobilità dell'emergenza che prevede di dare ampio spazio appunto alle bike elettriche, alla mobilità elettrica, cioè chiudere parti di città dove però è consentito circolare con le auto elettriche. La Polizia Municipale di Montesilvano si è da subito adeguata alle nuove disposizioni che prevedono anche la misurazione della temperatura agli automobilisti che vengono fermati. Se la febbre supera i 37,5 gradi, scatta la contravvenzione. Sentiamone di più nel servizio. La Polizia Municipale di Montesilvano è l'unica in Abruzzo a dotarsi di termoscanner per la misurazione della temperatura quando si effettuano dei controlli su strada. Nicolino Casale. Abbiamo l'obbligo di misurare la temperatura a tutti gli utenti, perché se la temperatura dell'utente supera i 37,5 gradi siamo obbligati a contravvenzionarli e ad mandare un referto all'ASL. Quindi come sono andati questi primi giorni di lavoro? Dunque, questi primi giorni di lavoro hanno riscontrato che nessun utente
circola con la febbre. Ma posso dire di più, oltre a misurare la febbre agli utenti, noi misuriamo anche la temperatura a tutte le persone che entrano negli uffici della polizia locale ed al personale della polizia locale, perché comunque il luogo dove si lavora deve essere in sicurezza. Dall'inizio della quarantena, se volessimo fare un bilancio, fino ad oggi che cosa potremmo dire a Montesilvano? Guardi, nella prima fase abbiamo fatto oltre 2200 controlli, in questa seconda andiamo a circa la media di circa 60-70 controlli al giorno. Adesso ci spostiamo a Teramo, un segnale di speranza in questa fase di ripartenza dell'Abruzzo e del paese arriva proprio dal capoluogo abruzzese, dove in corso San Giorgio è stato acceso un tricolore. Per l'occasione il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, torna a chiedere al governo ulteriori misure a favore dei commercianti, che lamentano chiaramente grandi difficoltà per i due mesi e più di chiusura. Sentiamo il servizio. Segnale importante, un segnale di fiducia in un momento particolare che vive ovviamente la nostra città, tutto il nostro paese, un momento nel quale dobbiamo lanciare appunto un segnale di speranza, di fiducia, di convinzione in una ripartenza che non sarà facile, ma che comunque sarà certamente possibile. Stiamo costruendo assolutamente le basi perché ciò possa avvenire, dobbiamo farlo tutti insieme. Questo è un segnale importante, ringraziamo Tiziano, insomma, per tutta la città, nel cuore della nostra città, appunto per lanciare un messaggio che parta da un sostegno a quelle che sono le attività commerciali, insomma le attività che sono state costrette alla chiusura in questo tempo purtroppo della pandemia e che piano piano, in un ritorno alla normalità che sarà graduale, dovranno essere sostenute. Saranno sostenute ovviamente dalle istituzioni, noi chiediamo che sia il governo a darci le risorse per poter abbattere soprattutto la pressione fiscale e tributaria di queste attività e consentire loro di superare questa fase di crisi, intanto difendendole da ciò che è successo, ma soprattutto programmando un rilancio. Un invito a tutti, siamo italiani, siamo forti, non molliamo, sarà dura perché purtroppo la situazione la sappiamo qual è, ma uniti insieme dobbiamo affrontare, ripartire più forti prima. Abbiamo fatto tutto, sanificazione dei locali, tutto l'impianto della ricondizionata, abbiamo preparato tutti i camerini appositi per provare, e lo staff rimaniamo tutti a completo, sono ragazzi che insieme abbiamo costruito tutto quello che abbiamo fatto, quindi dobbiamo, come abbiamo fatto l'inaugurazione 5 anni fa, ripartiamo un'altra volta tutti uniti. Teramo è bella, abbiamo tanti bellissimi negozi e dobbiamo ripartire uniti più forti di prima. Sono convinto che ce la facciamo. Adesso invece ci dedichiamo allo sport e torniamo a parlare della Teramo Calcio, che questa mattina ha rotto il silenzio stampa che durava ormai da moltissimi mesi, ed è tornato a parlare in conferenza stampa il general manager Andrea Iaconi. Spese, settore giovanile, critiche troppo aspre, e questi gli argomenti della conferenza stampa che andiamo a vedere. Volevo fare un piccolo riassunto un po' di questi 8 mesi, perché da luglio a oggi mi pare 8 mesi, abbiamo lavorato dai primi di luglio all'11 di marzo, mi pare, e volevo un po' discutere con voi su alcuni punti che a mio parere non si è stata fatta, con tutto il rispetto, un po' di poca informazione, o forse perché noi non ci siamo spiegati bene. Il presidente, questa società ha fatto investimenti per 8 milioni di euro. 8 milioni di euro il presidente ha
al 30 di giugno, dal 1 di luglio al 30 giugno, il Presidente ha investito sulla società, sulle risorse umane, sulle strutture, sulla squadra, 8 milioni di euro, giusto? Purtroppo. Oh. Gli 8 milioni di euro sono ripartiti in questo, in tre punti. L'acquisto della società, o meglio, il ripianamento dei debiti per circa 4 milioni, la prima squadra e le strutture. Per quanto riguarda le strutture, sono quasi stati impegnati. I 4 milioni sono ripartiti in 2-3 anni, quindi quest'anno ci incide per quasi 2 milioni di euro, 1,8, 1,7 più o meno, giusto? Gli altri 2 milioni sono stati investiti per lo stadio, la rimanenza l'abbiamo investito sulla squadra, quindi abbiamo dovuto fare una rosa nuova. 22-23 giocatori tutti acquistati. Il costo di queste operazioni sono state di 25.000 euro, che è la metà di Mungo, l'unico giocatore che abbiamo pagato 25.000 euro, 23 giocatori per 25.000 euro. Andiamo ai contratti, l'ho detto prima, se noi diamo 100.000 euro a un giocatore, a noi ce ne costa 2,20, 2,30, più o meno. Io non so, e non posso andare oltre, se no mi viene la finanza, no, non so se negli altri posti tutte queste cifre sono reali. Noi siamo orgogliosi di essere arrivati ottavi. Io, se mi dici, noi abbiamo chiesto ai giocatori a Tedino di arrivare entro i primi 10 posti. È vero che sono state fatte delle dichiarazioni anche dal Presidente, ma giustamente in piena euforia, viene da un mondo diverso, si doveva integrare, doveva capire. È vero che abbiamo fatto delle dichiarazioni, ma poi la realtà è questa. Oh, e vi spiego come vi sto spiegando adesso. Voi uscite fuori e mi scrivete tutto il contrario di quello che ho detto, oppure non mi credete, che cazzo di che parliamo? Siete d'accordo con me che come primo anno 12, 13, 14 su 23 possiamo confermarli per un futuro, per l'anno prossimo? Non dico 24, 22, 20, ma 12, 13 possiamo, siete d'accordo o no? Che li possiamo confermare, sono giocatori di Serie C discreti, abbiamo preso 5 giocatori che hanno vinto i campionati l'anno precedente, altri 2 che l'avevano vinto l'anno prima. 7 giocatori su 22 che hanno vinto i campionati, cioè ci starà qualcosa di buono? Il calcio è così. E chi è tutta sta grida? Chi è tutta sta cattiveria? Perché mi richiamo tutta sta cattiveria? Perché io sono di Giulianova? Ah, perché io sono di Giulianova, allora mi dovete di male, perché un Giuliese a Termini non può lavorare, o un Terramà a Giulianova non può lavorare. È chiaro che siamo delusi, ci aspettavamo un ritorno diverso da parte degli imprenditori. Penso che il Presidente voglia dire questo, magari ha avuto delle promesse che qualcuno non ha mantenuto, può darsi. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio come sempre per averci seguito, se volete on demand chiaramente trovate i nostri servizi sia sul canale YouTube dell'emittente che sul sito www.tv6.it. Il prossimo aggiornamento con la nostra informazione è alle ore 19. Da parte mia, l'augurio di un buon pomeriggio.